Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione dalle Marche. Abbiamo sviluppato un progetto di videosorveglianza davanti agli istituti superiori per combattere e prevenire il tema dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le scuole interessate sono Mengaroni, Mamiani e Campus Scolastico. Lo rende noto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che con il prefetto Vittorio Lapolla ha siglato un protocollo scuole sicure in prefettura. L'accordo assegna al comune un contributo di oltre 42.000 euro per le telecamere che saranno attivate dai prossimi mesi. Presentazione del nuovo deposito per la logistica integrata e intermodale firmato FMG, l'ultima conquista di Frittelli Maritime Group. È un ex carbonile di circa 10.000 metri quadri situato a ridosso della più importante banchina del porto di Ancona. Per noi c'è la Sara Santacchi. Nuovo deposito per logistica integrata e intermodale del porto di Ancona. Firmata la concessione dell'area ex carbonile Enel a Frittelli Maritime Group per 4 anni. L'edificio, risalente ai primi anni 90, era utilizzato per il deposito di carbone che veniva movimentato dentro la struttura anche per ridurre le polveri generate. Quest'area viene ora dedicata allo stoccaggio merci a vantaggio della catena logistica e dei traffici commerciali che si sviluppano lungo le autostrade del mare in Adriatico, rendendo il porto di Ancona uno scalo sempre più strategico e concretizzando così sempre di più il passaggio da porto industriale, epoca in cui è stato costruito l'ex carbonile, a porto commerciale. Direi doppiamente importante perché guarda al futuro ma recuperando il passato, quindi questa struttura è una struttura che ha fatto la storia del porto d'Ancona. Come sempre succede nell'economia, c'è un inizio, un durante e una fine, e noi stiamo ridando vita a questa infrastruttura che pensiamo in futuro potrà essere determinante nella crescita del porto. Oltre 250 imprese di autotrasporto nelle Marche, più di 80 nella sola provincia di Ancona, hanno aderito alla class action promossa da Fita CNA già 3 anni fa contro alcune case costruttrici di camion che hanno formato un cartello, accertato poi nel luglio 2016 dalla Commissione europea. Il cartello, spiega Fita CNA Ancona, aveva lo scopo di tenere alti i prezzi di acquisto dei camion e di ritardare l'immissione sul mercato di innovazioni tecnologiche. Alle oltre 250 imprese aderenti fanno riferimento più di 1.000 camion. A livello nazionale sono invece oltre 3.000 le imprese che hanno aderito all'azione risarcitoria. Firmata presso la sede IAT di Pesaro un'intesa tra Regione Marche e UMPLI, Unione Nazionale Proloco d'Italia, Comitato Provinciale di Pesaro, con la finalità di sviluppare progetti in ambito turistico. Alla firma dell'accordo di collaborazione c'era il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, e quello dell'UMPLI Pesaro, Damiano Bartoccetti. È seguita poi una conferenza stampa per illustrare più dettagliatamente i contenuti e le finalità dell'accordo sottoscritto. Sentiamo il presidente Ceriscioli. Beh, questo è il primo protocollo che sottoscriviamo con il Comitato Provinciale Proloco sulla base di una delibera che la Giunta regionale ha preso un paio di settimane fa. Ovviamente è un'opportunità che noi vogliamo dare in tutto il territorio regionale e nasce per impulso proprio alla Proloco di questa provincia, e quindi era giusto partire con questa sottoscrizione. Poi speriamo che anche negli altri territori venga presa questa come un'opportunità importante di collaborazione. Già di fatto sono tante le volte in cui iniziative vedono convergere risorse regionali e il contributo del Proloco, dalla gestione degli IAT ad attività nel territorio che sono la vera natura della Proloco stessa, come elemento di promozione di qualità dell'intera regione. Per come è fatta la nostra regione, di tanti piccoli centri di grandissima qualità, è chiaro che il respiro, la presenza del Proloco è un valore estremamente importante perché sono l'anima di 100 iniziative. E nel caso specifico quindi noi sanciamo questa collaborazione, vogliamo rafforzare i servizi per il turismo, per chi verrà qua, rendiamo più flessibile la possibilità di lavorare all'interno delle due strutture per fare in modo che questa collaborazione storica possa sempre più strutturarsi. Convinti che il lavoro fatto fino ad oggi sia stato un lavoro importante, estremamente utile, e che questo servizio fatto di tanto volontariato, che è un po' una caratteristica della regione, che il Proloco fanno certamente al loro campanile, perché il Proloco nascono sotto il campanile delle nostre comunità, ma messe tutte assieme, come nei coordinamenti provinciali, in grande servizio per l'intero territorio regionale.
Uno sciopero a turni proclamato dai lavoratori delle autostrade e dei trafori funesterà il weekend del prossimo esodo di agosto da Bollino Nero. Non sarà possibile transitare gratis ai caselli. I disagi potranno invece essere pesanti. Nelle Marche, dichiara Valeria Talevi, segretaria generale FILT CGL Marche, lo sciopero riguarderà i circa 400 lavoratori del settimo tronco di autostrade per l'Italia, che si estende da Pesaro fino a Termoli, 27 stazioni di cui 14 nelle Marche. Lo sciopero sarà articolato in turni di 4 ore dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, poi ancora dalle 22 di domenica alle 2 del mattino di lunedì 5 agosto. Presentata questa mattina nella sede di Confcommercio Marche Nord la rievocazione storica di Mondavio Caccia al Cinghiale, una delle più antiche della nostra regione che quest'anno festeggia il 60° anno. 13, 14 e 15 agosto, i giorni da vivere nella città della Rocca in stile rinascimentale. Vediamo il servizio. Dal 13 al 15 agosto si svolgerà a Mondavio la 60° rievocazione storica Caccia al Cinghiale. Mondavio, palcoscenico di quadri di vita rinascimentale in onore del Duca Giovanni della Rovere. Per festeggiare questo importante traguardo, che colloca la rievocazione di Mondavio tra le più antiche delle Marche, la presentazione ufficiale è stata organizzata nella sede pesarese di Confcommercio. È sicuramente tra le manifestazioni più longeve ed ha un grande impatto in termini turistici. Peraltro le rievocazioni storiche sono anche molto apprezzate all'estero, molto apprezzate dai turisti stranieri. Questa in maniera particolare quest'anno propone anche con uno sforzo molto intelligente di elaborazione, anche utilizzando le nuove tecnologie, una rievocazione storica unica nel suo genere, sia per la celebrazione del banchetto rinascimentale il giorno 13 nel chiostro francescano, quindi la possibilità per un numero chiuso di persone, di turisti, di appassionati, di vestirsi e immedesimarsi nel periodo storico, gustando anche piatti rinascimentali, ma anche perché poi la festa nei giorni successivi si sposta in tutti i vicoli, nelle piazze di questo straordinario borgo medievale che è la città di Mondavio. Ad organizzare, insieme al comune, presente oltre che con il sindaco, con l'assessore al turismo, è l'associazione Proloco Mondavio. Sentiamo la presidente Silvi Campolucci. L'ultima novità dell'anno 2019 sarà la partecipazione dell'associazione 2D2. Nei vicoli di Mondavio creeranno, animeranno con spettacoli teatrali di scene di vita quotidiana del popolo, quindi spaccati di vita rinascimentali, a cura del direttore artistico di Perugia 1416 Stefano Venarucci. Numeri in costante ascesa per la Banca degli Occhi della Regione Marche, ubicata all'interno del presidio ospedaliero Profili di Fabriano. Attiva da 17 anni, grazie anche al sostegno della Fondazione Carifac, la struttura continua a caratterizzarsi per l'alta professionalità dei medici e per la costante crescita delle donazioni. Nel corso del 2018 sono 100 le persone che hanno riacquisito il dono della vista grazie al lavoro della banca. In totale sono state 251 le persone decedute che hanno espresso la propria volontà donativa direttamente o tramite i familiari, permettendo a tante persone di sottoporsi al trapianto. Edizione 2019 da record per la festa di Sant'Anna a Porto Potenza Picena. Spettacoli, show, celebrazioni religiose per ricordare i 120 anni della parrocchia, ospiti ma soprattutto il coinvolgimento di tantissime persone. Il servizio. Si è chiusa l'edizione 2019 della festa di Sant'Anna di Porto Potenza Picena, che verrà ricordata come la più bella e coinvolgente degli ultimi anni. Per una settimana il paese rivierasco della provincia di Macerata è magicamente esploso. Spettacoli di apprezzata qualità, un'illuminazione accuratamente scelta per creare una bella atmosfera e un sistema di sicurezza capillare grazie all'impegno di tanti. La comunità del paese ha accolto per la terza volta e con sempre crescente fierezza l'invito a decorare balconi, vetrine di negozi e vie del paese, colorando e illuminando l'ambiente a festa.
Oltre all'emozionante serata dedicata al ricordo del passato della parrocchia, quest'anno al suo 120° anniversario, proiettato sulla facciata della chiesa Corpus Christi, con l'accensione delle luci, con il fiabesco show delle imponenti farfalle luminose, con lo spettacolare flash mobbing e il brindisi finale, la settimana è stata ricca di eventi musicali degni di un pubblico attento ed amabile. Grandissima partecipazione anche agli immancabili fuochi d'artificio di domenica sera, che entusiasmanti, più di sempre, hanno vinto la sfida contro le minacciose condizioni meteorologiche. Gran parte del merito va all'Associazione Festa di Sant'Anna, che ha organizzato l'evento, patrocinato dal Comune di Potenza Picena, in collaborazione con la locale Proloco. Ma nulla sarebbe stato possibile senza il reale e concreto coinvolgimento di tanti cittadini e cittadine. Per noi era questa l'ultima notizia, ora vi lascio le previsioni del tempo, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon weekend. Previsioni per sabato 3 agosto. L'alta pressione si espande nuovamente sul nostro paese a garanzia di un tempo più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Al nord la presenza dell'anticiclone garantirà tempo stabile e soleggiato quasi ovunque. Maggiori addensamenti nuvolosi saranno possibili sul Piemonte occidentale, ma senza piogge. Spostiamoci ora al centro, l'atmosfera risulterà stabile con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Sulla Sardegna, tanto sole. Raggiungiamo infine il sud, una maggior presenza di nubi anche con locale copertura del cielo interesserà la Basilicata, soprattutto nel corso delle ore centrali del giorno. Sul resto dei settori avremo un cielo più sereno. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 15 gradi e non supereranno i 26 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 31 gradi al nord, 32 al centro e punte di 42 gradi al sud.